ragazzi e ben ritrovati nel mio canale di Cure 93. Allora, ieri, devo essere sincero, mi sono abbastanza bruciacchiato al mare. Però, domenica mi sono abbastanza bruciacchiato al mare. Però ho voluto fare una foto ricordo di domenica, che è stata veramente una bella mattinata. Ci ho passato anche, siamo andati via verso le 4. Comunque sia, una bella giornata. Mi sono un po' bruciacchiato, però questa volta non è una cosa brutta, molto, molto dolorosa come quella volta in cui non ho fatto video per una settimana, o perlomeno li ho fatti senza il mio live. Allora, oggi volevo farvi vedere un mondo che avevo creato inizialmente per, come si chiama, mondo dei lavori. Qui si poteva scegliere un lavoro e niente. Mi stavo scordando, quindi lascerò la foto la foto ricordo del mare, che sarà epica, sarà di mio fratello. Comunque sì, partiamo subito col mondo e andiamo su carica. Allora, questo mondo, come stavo dicendo, è il mondo dei lavori. Il mondo dei lavori, dove ho fatto giocare i miei amici, dove ho costruito tutto, ho costruito alberghi, ho costruito case, ho costruito le ferrovie per poter andare nelle come cazzo si chiamano, ragazzi? Nelle grotte dove cercare i minerali e cagate del genere. Adesso vedete un pochettino, qua c'è il pianerottolo che non mi carica neanche il mondo. È mio il mondo, ragazzi, e non me lo carica. 30 anni. Questo è l'osservatorio, l'hotel, le case. Questo è un condominio, ad esempio, vedete, ragazzi? Devo ancora finirlo, cioè mi manca tipo un piano. Poi, casette normali. Ah, vedete i mostri, ragazzi, devo stare attento. No! No, pensavo fosse un ragno. Pensavo fosse uno scheletro sotterraneo, invece no. Poi la banca, ragazzi. La banca centrale, il marketplace. Allora, partiamo così. Allora, io di solito, voi spawnate qui. Chi arriva nel mio mondo spawna qui. Allora, facciamo così. Ok. Allora, voi spawnate qui. Fate conto. Spawnate con la mappina, classica mappina. Si entra qui e vi trovate subito qui a fianco il marketplace, perfetto. Questo è il marketplace dove potete entrare e comprare qualsiasi cosa vogliate. Tipo stock di lana, stock di librerie. Questa mi sa anche questa pietra, sì, queste cose, oro, argento, diamante, anche nelle varie, nel tipo se vuoi il diamante in minerale così, o se lo vuoi direttamente grezzo, cioè già fatto, cioè se volete il minerale grezzo costa un pochettino di più, se volete il minerale se volete il diamante normale costa un pochettino di meno. Questi sono vari attrezzi, i carri per la ferrovia, le varie scale, questa cagata, questo, le porte. Questa bellissima, fa rumore ma non si apre. Bello. Il dispenser, sì, cosa per la musica mi sa. E tutte queste cazzo di cose, ragazzi. Qualsiasi cosa vogliate io ve la posso prendere in questo mondo, ve la posso vendere. E qui ovviamente si passano gli oggetti. Vedete, qui sono i due buchi. Lì sotto c'è la c'è il come cazzo si chiama, raga? C'è tutta la cassaforte con tutte le cose da vendere. Come si può entrare lì dentro, ragazzi? Se siete come me, cioè ovviamente volete proteggere i vostri oggetti, vi consiglio di fare cosa? Andare a farvi un tunnel, vedete come è questo? Poi ovviamente solo chi ha superpoteri qui può andare, perché altrimenti muori. Vedete che è bello profondo, ragazzi? Eccoci qui, qui c'è tutto. Armatura, diamante, legno, attrezzature, armature, di tutto e di più, vedete, ragazzi, c'è di tutto. Io ho fatto questo mondo con questo. Questa è la cosa più bella, ragazzi, dinamite. Vabbè, questo è il mondo, più o meno ci siamo. Cioè sono armature, quindi qua c'è carta, che è ovviamente la moneta del mio mondo. Oro, diamante, cagate varie. Dopodiché si scende. Vi faccio vedere un altro posto, la banca invece è la stessa identica cosa, solo che lì, qui ci sono solo carta, qui c'è solo carta, scusate, e si entra sempre da qui, vedete? È sempre un corridoio lunghissimo, e poi si arriva alla banca, vedete? E qui è pieno di carta. E niente, questa è la banca. Poi, ho fatto varie cose, ragazzi, in questo mondo.
Questo è un bel mondo, veramente grande, cioè ricco di particolari, ovviamente i creeper che vogliono distruggermi il mondo. Case dei miei amici, il palazzo d'oro. Ah, qui c'è, prima del palazzo d'oro, ragazzi, qua c'è la bacca per i lavori. Minatore, falegname, spalatore e contadino. Questi sono i lavori principali che si possono ottenere nel mio mondo. Mangiamoci una fettina di carne, ragazzi, un bel pezzettino di manzo. Bimbetto, sei affamato? Non è neanche mio, quindi ammazziamolo. Oh, sei morto. Ok, questa è la bacca dei lavori. Questa è la opera d'arte, un po' d'acqua e un po' di lava. Facciamoci una bella dormita. Questa è casa mia. Bello, non ha fatto neanche il suono, ragazzi. Non so se l'avete sentito, ma non ha fatto neanche il suono. Vabbè, questo è il mio palazzo. Dormiamo. Questo è il mio super letto, ragazzi. Non puoi riposare ora, ci sono dei mostri. Vaffanculo, va. E non dormiamo. Qua c'è per ascoltare della musica. C'è Beethoven, Mozart, vari artisti dei classici, ovviamente. No, scherzo. Poi qui c'è il lago di lava, se volete ammazzare, volete fare come... Questa è Sparta, però con la lava dietro. Qua c'è il letto del mio amico Giordino. Questa è camera sua. Qua non so cosa si spara, solo frecce. Ok. Poi, qui c'è il camino, in famiglia se volete stare, con i vostri sudditi se li volete bruciare. Poi, qui c'è la cucina, ragazzi. Se si vuole ascoltare sempre un po' di musica, c'è un po' di carne, se non c'è niente, c'è il carbone per poter cuocere, con la carne già cotta ovviamente. Poi, le scalinate, il primo piano ragazzi, la sauna, sì la sauna, la piscina, qua ci sono gli spogliatoi, ovviamente per lasciare la vostra roba, io ho messo dell'acqua. Qui potete farvi un bel bagno ragazzi, vedete, un bel bagnetto qui, sono nell'idromassaggio che è questo qui centrale. Poi, altro, qui sopra c'è l'arena, ragazzi, per combattere. Io organizzo anche i combattimenti, sento rumore di mostri che ovviamente vogliono morire. Box 1, box 2, ovviamente questi sono i box, ragazzi, dove si lascia la roba per poter combattere contro il proprio avversario. Le regole sono semplici, bisogna ammazzare l'avversario, si divide in 3 round. Il primo round si utilizza l'armatura in pelle e... 2 spade di legno. Il secondo round si utilizza una spada di legno e basta. E il terzo round si combatte a mani nude. E poi ovviamente tutta la roba che è stata utilizzata, che è mezza rotta, mezza rovinata, si butta nella lava qui. Ovviamente come potete vedere non vi apro l'arena perché lo vedete da qui, è molto piccola. Questi sono gli spalti. Questi sono gli spalti. E anche qui ci sono spalti. Ovviamente questi spalti sono inutili perché alla fine nel mondo di Minecraft per Xbox possono entrare al massimo 8 giocatori in una partita. E questo è la mia arena, questo è il mio palazzo prima di tutto ragazzi, questo è il palazzo completo. Dopodiché usciamo dal palazzo, c'è il portale dell'End, qua c'è la ferrovia ragazzi, la ferrovia, eccola qui. Allora, come potete vedere ci sono varie stazioni, miniera, miniera 2, miniera 3, miniera 4 e qua se non sbaglio ci dovrebbero essere i campi. Ah, agricoltura, esatto. Saliamo su e la stessa cosa, miniera 14, vedete qui non è stato ancora creato il percorso, qui sì, qui no, qui sì. E la stessa cosa anche da questo lato, vedete? Qui c'è il percorso. Vai, ve ne faccio vedere uno ragazzi. Adesso partiamo per una ferrovia, vi faccio vedere come funziona. Ovviamente io sono già pieno di questi cazzo di carrozze. Mettiamoci la ferrovia, il carrello da miniera in mano. Mettiamo. Ovviamente il pulsante... Ah no, non è buggato. Ma sì, eccolo qui. E partiamo ragazzi, vedete subito. Qua si parte per una miniera. Ovviamente i percorsi sono lunghi ragazzi, non pensate. Alcuni percorsi vi portano dall'altra parte del mondo. Potete vedere vedete il palazzo... Cazzo, un cazzo di creeper ragazzi. Ecco, devo ancora illuminare. No. No, cazzo, carrello di merda! Carrello di merda! Olè. Vai. Adesso ammazziamo il creeper, ragazzi, così lo prendiamo al volo. Dai, carrello, vieni.
teniamoci sempre la freccia in mano, ragazzi. Abbiamo capito che qui nascono creeper dal nulla, essendo le ferrovie non illuminate, quindi pericoloso. Almeno lo facciamo cadere al volo. Ci teniamo sempre le dritte, ragazzi. Controlliamoci davanti, perché io sono stato un attimo disattento. Non sono stato attento proprio per un secondo, e subito c'era un creeper ad attaccarmi. Voleva esplodere e distruggermi la ferrovia. Quindi prepariamoci, ok, siamo quasi arrivati. Mo io mollo la freccia. Ok. No. 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 Bello. Ok, partiamo. Bello. No, ma che palle. Va, andiamo. Quindi state sempre attenti, perché magari ci possono essere dei creeper. Io ovviamente devo ancora illuminare tutta la stazione. Perfetto. Questa è una delle stazioni. Cioè, arrivate qui, ragazzi. Vedete, bello illuminato. Si blocca di nuovo. E cosa succede? Mollate il carrello. Ovviamente il carrello io vi consiglio di riprenderlo. E qui si scende per una grotta. Questa è una, ragazzi. Ovviamente le grotte sono profonde chilometri. Eccoci qui. E qui siamo in una grotta. Una delle tante grotte che ho creato per... Vedete, c'è un po' di pietra rossa. Non è ancora esplorata. Magari l'ho esplorata a poco. E questa è una delle tante grotte. Ovviamente io ve ne faccio vedere una, non ve ne faccio vedere tutte perché vi annoiereste. Andiamo di nuovo in città. Ovviamente togliamo il carrello, ragazzi. Io me la faccio in volo, perché altrimenti ci mettiamo 30 anni. Io taglio direttamente, vedete, vedete un'altra stazione qui, ragazzi. Ce ne sono tantissime stazioni, ragazzi. Ne ho fatte tante. Ecco l'agricoltura. Eccoci di nuovo al mio mondo. Quindi questa è casa, una delle mie case. Abbiamo fatto vedere marketplace, palazzo del lavoro, il baccalavori, il mio palazzo d'oro, la mia banca, le varie case che ovviamente se ve le faccio vedere una qui sono tutte uguali, identiche, ragazzi, non cambia niente. C'è l'osservatorio, cioè sono le case ancora in costruzione. Questo è il molo, ragazzi. Non l'ho fatto bello quanto un altro mondo che vi farò vedere successivamente. Questo molo è molto semplice. Voi prendete la barca da qui, ok. Prendete una barca, la mettete in acqua, vi fate il percorsino e ve ne uscite fuori. Questo è il mio carro armato, il palazzo di difesa. Cioè, qua vi difendete, vi mettete dentro. Bello, si apre in ritardo, non so il motivo. Ma so già il motivo, sicuramente ci deve essere qualche meccanismo di merda dentro che ha fatto male. Qui sparate frecce, ragazzi. Vedete? E ovviamente qui si sale piano piano, sempre di più. Potete veramente sempre salire. Sono tre piani, se non ricordo male, fino a che non vi porta sul tetto del carro armato. Del carro armato, per modo di dire. Questa è la mia. Questo è il mio allevamento. Pecore e maiali, che non so perché ci sono dei maiali nella recinzione delle pecore. Non so perché ci siano galline nella recinzione dei maiali. E qua ci mancherebbe ci fossero delle mucche. Pecore nelle mucche, va bene. Ok. Queste sono le grotte più vicine. Abbiamo visto quasi tutto. Ah, no, l'aeroporto, ragazzi. Non vi ho fatto vedere l'aeroporto. Si sale da qui, ragazzi. Mo vi state chiedendo come cazzo faccio a volare. Come se ovviamente non esiste un cazzo di aereo per Minecraft. Ebbene, io faccio un altro giochino. Prendo gli occhi degli Enderman. Sì, come si chiama? L'Enderpearl, scusate. La perla dell'Ender. La prendo. Vi faccio vedere un esempio molto semplice. Prendiamo le 15, non cambia un cazzo. E facciamoci una bella gita, ragazzi. Lanciamo la pallina, facciamo un salto. E ci troviamo in un altro posto. Lanciamo di nuovo la pallina, ragazzi. La pallina blu. Soffro come un maiale, non so perché. Mi fa male quando lancio la pallina dell'End. Lanciamola ancora, ragazzi. Lanciamola, vediamo dove compariamo. Compariamo nel nulla. Bello, 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 bello. Ok, e questo è il mio modo di fare l'aeroporto, ragazzi. Per finire, la cosa che sinceramente mi rende più orgoglioso è aver fatto il carcere. Cazzo, vi ho fatto vedere un pezzettino di carcere, non devo farvelo vedere. Allora, il carcere, da dove si entra dal carcere? Qui. Fate una bella passeggiata, ovviamente lo vedete adesso in lontananza. Ovviamente l'ho voluto fare come Alcatraz in mezzo al mare. Fate un bel percorso, vedete, ragazzi. Si sale qui, si va qui. Si va qui, si va qui, si va qui, si va qui. Mi sono anche ispirato a Prison Break. Non so se la conoscete, la serie TV molto figa, quella dove
cioè Michael Scofield, che deve scappare dal carcere perché pensa che il fratello sia innocente. Questo è il carcere, ragazzi, guardatelo da qua, aspettate che mi allontano poco a poco. Questo è il carcere con le quattro torri di controllo. Si entra nel carcere, ovviamente tutto rettificato, cioè tutto con le reti, con le precisioni metalliche scusate. Qui si entra, ovviamente io ho lasciato già tutto aperto, qui ci sono dei vari uffici. Qui c'è questi sono gli altri uffici, vedete? Qui si può chiudere la porta, vedete? Tam, chiusa. Adesso la migliorerò, perché so anche come migliorarla. E questo è l'altro ufficio, e poi si entra nella prigione vera e propria. Allora, cosa c'è? La prigione è molto banale e tranquilla. Allora, sono le quattro... Io ne ho messe qua, ne ho messe 1, 2, 3, 4, 8. 8 prigioni, perché ovviamente i giocatori su Xbox Live sono massimo 8. Sono 8 prigioni semplici, con un letto. Ovviamente tutte uguali. E anche qui la stessa cosa. E poi, per finire, c'è l'isolamento. L'isolamento è questo. Non so se vi piace. Il 2x2, ragazzi. Con l'acqua qui. Comunque sia, ragazzi, scusatemi se il video è finito così. Purtroppo la videocamera ha smesso di registrare perché la memoria era piena, non me ne sono neanche reso conto. Spero comunque che il video vi sia piaciuto. E il mio mondo è un po' vecchiotto, però ci ho lavorato abbastanza e spero che questo mondo sia stato di vostro gradimento. Comunque sia, iscrivetevi, mettete mi piace, commentate se avete apprezzato il video. Da Cure90 è tutto e prima di finire il video volevo chiedervi se avevate qualche idea, qualcosa da propormi che io potrei fare, che potrei registrare col mio HDPVR, che sia di vostro gradimento. Mi farebbe piacere sentire le vostre idee. Comunque sia, se vi fa piacere anche questo, cioè, scusate, ho sbagliato, se vi fa piacere anche farmi delle domande per il FAQ che farò successivamente, quando raggiungerò un certo numero di domande, ovviamente, ne sarò lieto se avete voglia di utilizzare un po' del vostro tempo anche per delle vostre piccole curiosità sul mio conto. Comunque sia, ragazzi, quindi da Cure90 è tutto, ci vediamo alla prossima, ciao ragazzi!